gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sì, episodio extra nella serie delle Backrooms, perché proveremo un nuovo mondo che a quanto pare contiene anche questo, qualche Backrooms, o comunque contiene un accesso, o comunque cose, ecco, che riguardano queste Backrooms, in poche parole. Il mondo mi è stato mandato da uno di voi, e per questo ecco lo ringrazio, e se ho deciso sì di fare un episodio extra è perché probabilmente ne vale la pena, e penso che anche vi lascerò questo seed. In ogni caso vi ricordo già il like se vi piacciono questi video sulle Backrooms, e se volete altri, ovviamente. Però dai, direi di entrare in questo mondo allora, così ve ne parlo un pochino, non so moltissimo, però qualcosa mi è stato detto, e vediamo, ecco, adesso di scoprire qualcosa in più. Entriamo nel mondo. E ok, eccoci appena entrati nel mondo, come vedete sta ancora caricando tutto quanto. Come sì, come sempre, anzi, questi sono mondi che all'apparenza sembrano essere normali, ma vi assicuro, adesso comunque vedremo se è vero effettivamente, però diciamo quindi sì, quel giocatore, ecco, che mi ha passato questo mondo, mi ha assicurato di aver trovato delle cose strane qui, in particolar modo proprio all'interno della sua stessa casa che ha costruito in questo mondo. Se non ricordo male, sì, questo mondo appunto è già giocato, dovrebbe esserci la sua casa da queste parti, infatti già la possiamo notare che c'è il fuoco in lontananza. Non so perché non funziona la Optifine, mi sa che si è resettata qualche impostazione dei tasti, dato che c'era attivo anche l'autojump, però vabbè, adesso se me la attiviamo più tardi la Optifine, ecco. Comunque sì, da queste parti dovrebbe esserci il villaggio anche, sì, perché c'è un villaggio, ma anche la casa di questo giocatore, infatti eccola qui. In breve, sì, cosa ha fatto questo giocatore? Ha giocato in questo mondo, l'ha generato? Mi è piaciuto lo spawn, all'inizio comunque si è spawnato dove siamo spawnati noi, non sembrava essere chissà che cosa questo mondo, però poi ecco, ha trovato questo villaggio ultra vicino allo spawn, perché lo spawn è là, il villaggio è qui, e ha deciso di iniziare a costruire. In realtà le risorse le ha prese comunque non troppo lontano da qui, mi ha detto che ha trovato una grotta, ma non ha visto nulla di strano in quella grotta, quindi sinceramente non andrei nemmeno a cercare questa grotta. E comunque si è deciso di costruire la sua casa in questo villaggio. Come vedete, la sua casa è precisamente questa. C'è anche la porta aperta qui, comunque sì, possiamo entrare tranquillamente e niente. Comunque questo è un salvataggio di questo mondo, ecco, prima che accadesse il disastro. Aveva fatto un mondo, ecco, di backup, giusto, non si sa mai, e questo è quello che è ancora salvo. Però ecco, è successo qualcosa di brutto. Praticamente ha visto qualcosa di strano a girarsi attorno, ecco, alla sua casa di notte. Dopodiché è entrato nella sua casa e si è ritrovato nelle Backrooms, quindi si è aperto come un varco precisamente qui. È strano questa cosa, perché come vedete sembra tutto normale qua, è una semplice casa. Sì, ci sono delle ceste su tre piani, da quello che mi ha detto. Comunque sì, ci sono un po' di cose, è già abbastanza arredata come vedete, ma a parte questo, ecco, nulla di che. Ah, cosa comunque da sottolineare, qui nel villaggio non ha avuto modo di controllare praticamente nessuna casa. Penso che allora faremo noi questa cosa, però prima recuperiamo un po' di risorse, perché non so se nella casa ci sia qualcosa. In teoria no, forse si sconfonde, mi aveva detto, con qualche salvataggio, con qualche backup, perché non è il primo che faceva. Però ecco, facciamoci un po' di cose di base, così prendiamo un po' di cibo, cose di questo tipo. Ah, tra l'altro, cosa importante, praticamente lui aveva fatto un mondo di backup perché gli si era corrotto il mondo. Dopodiché ha generato lo stesso mondo con lo stesso seed, perché appunto ci teneva a giocare in questo mondo, però ecco, con questo seed ha deciso di creare dei backup in modo tale che se si corrompesse il mondo poteva comunque, ecco, procedere da dove aveva abbandonato in precedenza. È per questo che abbiamo anche questo salvataggio prima che accadesse, ecco, il disastro. Eh sì, ha fatto anche bene, perché effettivamente se stanno generando dei bug, cose strane, si crasha tutto, si corrompe tutto, va bene a creare dei mondi di backup. Però adesso iniziamo anche a capire perché, ecco, si sta corrompendo tutto e necessita effettivamente di fare qualche salvataggio di backup, perché potrebbe essere qualcosa di strano per quanto riguarda le Backrooms. Già. Comunque, facciamoci un po' di equipaggiamento di base, come vi ho detto, anche perché non vorrei farmi trovare impreparato per la notte. Attenzione, perché sì, mi ha detto che di notte sono accadute cose strane, si è corrotto il mondo e si è ritrovato nelle Backrooms. Quindi, prima che faccia buio, facciamoci trovare pronti, ovviamente. Sfrutteremo anche la casa, lo utilizzeremo come campo base, anche perché si è ritrovato all'interno delle Backrooms dalla casa, da quello che mi ha detto. Quindi, quella casa dovremmo tenere sotto controllo, e penso che rimarremo anche all'interno durante la notte per vedere se accade qualcosa e se riusciamo a fare un avvistamento di qualche essere misterioso o oscuro.
Speriamo, dai, però, consapevoli di questo fatto, staremo molto, molto, molto attenti, giusto? Vediamo, dai, che riusciamo a fare in questo episodio. Finché prendiamo comunque carbone, spietra e quant'altro, vi ricordo il like, perché comunque manca poco al momento critico, eh? Vediamo, dai, vediamo. Sì, facciamoci semplicemente piccone, spada e basta, in realtà. Vabbè, facciamoci anche un ascio, così qua, così magari ci prendiamo più legno. Poi, il cibo penso che lo potremo trovare comunque nelle varie case, almeno. Questo è quello che spero e conto anche di trovare, eh. Quindi sì, dai, tagliamo quest'ultimo albero, poi controlliamo anche il villaggio, perché non l'ha controllato. Lo voleva lasciare intatto per costruire, mi ha detto. Di conseguenza, mi sa che non ha nemmeno guardato nemmeno una cesta, eh. Potremmo farlo tranquillamente noi. Letto giallo, ma nessuna cesta, diamo un'occhiata, dai. E vediamo che riusciamo a trovare. E tra l'altro c'è anche un raduno dei villager lì, praticamente al centro del villaggio, ma nulla di importante. Comunque attenzione, perché la notte in realtà ci sta avvicinando e questa sì è una cosa abbastanza importante in realtà, eh? Sì, siamo senza cibo, facciamo così, prendiamoci direttamente il cibo da qui, perché sennò qua rischiamo di non trovare niente. Anche se, come vedete, è notte praticamente ora, quindi da questo momento in poi cerchiamo anche di fare pochi tagli al video, così ecco, potete aiutarmi. Se notate qualcosa di strano, che io non noto, ovviamente scrivetelo nei commenti, perché è molto importante. E intanto, ecco, attenzione, perché come vedete, ora siamo al tramonto, eh. A questo punto sì, se stanno andando anche i villager, come vedete. Intanto rigeneriamo un pochino e direi di andare alla casa, eh. Non ho ancora la Optify, cioè ho la Optify ma non ho il tasto per zoomare, quindi dovremo arrangiarci un pochino, eh. Torniamo alla casa anche noi allora. Facciamo così. E facciamo così. E come vedete è notte, eh. I villager se ne stanno tornando. Qua tutto tranquillo. Sì, casa comunque abbastanza alta. Purtroppo non è un luogo sopraelevato. Però mi sa che da qui, sì, abbiamo un'ottimissima visuale sull'intero villaggio. Però, attenzione, perché qui dentro, cioè almeno a detta di questo giocatore, è riuscito ad accedere alle backrooms dalla sua casa. È abbastanza strano questo, eh. È parecchio strano, perché comunque accessi qui non ne vedo. Come si fa a accedere nel backroom? Se vi ricordate, nell'altro mondo eravamo entrati in una casa abbandonata e da lì di notte ci siamo ritrovati dentro. Quindi, questa casa però l'ha costruita un giocatore. Mi sembra strano che riesca, ecco, a collegarsi, rumore inquietantissimo, alle backrooms. Però, non è una cosa da... Oh, aspettate! Aspettate, c'è qualcuno là nel villaggio, guardate! Ci sono dei tizi. Cavolo, quelli non li abbiamo ancora trovati nell'altro mondo, ma sono dei lavoratori delle backrooms quelli. Oh mio Dio, dei scienziati, credo, cose di questo tipo. Andiamo a vedere. Non dovrebbero essere cattivi, in teoria. Però forse è meglio stare un po'... ecco, alla larga, per il momento. Perché in realtà non sappiamo se ci faranno del male, ecco. Quindi facciamo attenzione. Comunque, come vedete, sono esattamente da sopra. Sono in tanti, 4-5 almeno. Ok, quello mi sa che ci ha anche visti. È anche quello. Però no, ci stanno ignorando. Un troll in quella zona. Comunque, se sono qui quegli esseri qui, ecco, questi scienziati, lavoratori, significa che da queste parti qualcosa di strano ci deve essere. Per forza, ovviamente, altrimenti non sarebbero qui. Questo comunque ci sta guardando, eh. Nascondiamoci un attimo qui, perché non vorrei che ci facessero del male. Rumore inquietante anche. Ho il volume parecchio alto, eh. Beh, meglio, così sentiamo se sono rumori strani, cose varie. È vero, comunque queste cose non mi aveva detto nulla. Di averli incontrati, viste, quant'altro. Intanto nella nostra casa tutto tranquillo, sembrerebbe di sì comunque. Vediamo un attimo, sì, sembra ok. Non ci sono accessi alle backrooms qui. Secondo me il giocatore è tornato a notte inoltrata. Magari non dal villaggio, perché sennò avrebbe visto ovviamente questi esseri, questi scienziati. Che tra l'altro ora sono tutti un po' sparsi, eh. Oh! E si sono anche fermati, ma cos'è questo rumore? Oh mio Dio!
Mi sa che si è aperto un accesso, eh? Forse ora si è aperto l'accesso. No? Non si è aperto l'accesso. Forse è il piano di sopra. Ma non mi ha detto di aver sentito questo rumore. Forse abbiamo mancato l'accesso. Che cavolo... Rumori strani. Rumori strani. Di qua. Oh mio Dio. Che cavolo. C'è qualcosa là? C'è qualcosa? Oh mio Dio, sembra una sorta di scheletro strano. L'accesso al backroom non c'è, ma c'è qualcosa di molto strano là. E questa cosa non mi piace. Oh mio Dio. Qui nella casa è ancora tutto tranquillo, come vedete. E c'è qualcosa di strano là in fondo. Cavolo sta andando. Di che gironzola, non so se ci ha visti in realtà. Comunque se non facciamo casino, qua c'è la nostra casa e sembra ancora tutto tranquillo all'interno. Ho paura. Sentite, entriamo nella nostra casa perché qui non mi piace. Oh. Che cavolo? Com'è possibile? Ma un attimo fa la casa era... normale. Che cavolo? Siamo entrati nelle backrooms, sono le backrooms queste, per chi non lo sapesse. Non so che livello sia, però... è chiaramente un livello... delle backrooms, e c'è anche qualcuno qui. Oh cavolo. Non mi piace questa cosa, non mi piace. Comunque non so, forse dovremmo continuare anche questo mondo? Approfondiremo, magari facciamo un altro episodio per approfondire la questione? Ditemi se vi piace come idea. Altrimenti comunque sì, riprenderemo esattamente dall'ultimo video nell'altro mondo. In ogni caso quel mondo continueremo. Però da capire se approfondire anche qui la questione. Comunque sì, vi do anche il sede del mondo, già che ci siamo. Eccolo qui, penso che si veda. Ok. Niente, io direi di concludere qui. È strano concludere qui dentro, però non abbiamo alternative. Questo video. E ci vediamo comunque nei prossimi giorni, altri episodi e quant'altro. Alla prossima, ciao.